C'era una volta, in una terra dell'est, un ragazzo povero ma di buon cuore, di nome Aladdin. Vivendo con sua madre, Aladdin faceva i lavori più duri e andava in luoghi lontani solo per guadagnare da vivere. Un giorno stava andando lontano a cercare delle banane da vendere al mercato. Improvvisamente incrociò un uomo ben vestito, con la barba e l'aspetto cupo. L'uomo parlò mostrando l'oro nelle sue mani. Ciao ragazzo, sono un vecchio amico di tuo padre. Vorresti vincere una moneta d'oro? Una moneta d'oro? Se raccogliessi banane per il resto della mia vita non riuscirei comunque a guadagnare così tanto. L'uomo chiese ad Aladdin di andare giù in un buco, sotto le rocce poco più avanti. Egli disse di fare come diceva lui. Aladdin pensò che fosse un compito piuttosto semplice. Insieme spinsero la roccia e videro apparire il buco. Essendo così minuto e agile, Aladdin riuscì ad entrare nel buco. All'interno trovò una stretta scala a chiocciola e scese. Quando arrivò al fondo, vide che la caverna era illuminata da una vecchia lampada. Non poteva credere ai suoi occhi. Nella caverna c'erano pietre preziose, oro e un tesoro enorme. Ancora sotto shock, Aladdin si spaventò quando sentì la voce provenire dall'alto. La lampada! Hai visto la lampada? Spegni la luce e portami la lampada! Visto l'incredibile tesoro che c'era lì, Aladdin non poteva credere che l'unica cosa che volesse l'uomo fosse quella vecchia ed inutile lampada. Ora Aladdin era spaventato. Aladdin prese la lampada e iniziò a risalire la scala, ma prima che riuscisse a fare qualcosa, l'uomo iniziò a gridare chiedendo insistentemente la lampada. Aladdin non capiva perché l'uomo si comportasse così e disse che prima avrebbe voluto uscire di lì, ma l'uomo lo minacciò dicendo che se non gli avesse dato la lampada lo avrebbe rinchiuso nella caverna per sempre. A quel punto Aladdin capì che l'uomo non aveva buone intenzioni e urlò di nuovo che voleva essere liberato. Ma l'uomo spinse la roccia che chiudeva la caverna e lo lasciò lì dentro. Senza sapere di aver fatto cadere il suo anello nella caverna, l'uomo spinse la roccia di nuovo sopra il buco e lasciò Aladdin lì dentro. Aladdin vide l'anello sul pavimento. E non appena lo raccolse e lo mise al dito, con un frastuono tremendo, la caverna si riempì di una nuvola rosa e dalla nuvola apparve quello che sembrava un gigante. Spaventato, Aladdin guardò il gigante. Chiedimi di realizzare tutto ciò che desideri, ma non dimenticare, hai solo 3 desideri, posso? Desidero andare a casa. Ok, ragazzo. In un lampo, Aladdin tornò a casa. Vedendolo apparire dal nulla, la mamma di Aladdin iniziò ad urlare. Aladdin spiegò a sua madre tutto quello che era successo. Le disse che non era riuscito a prendere l'oro, ma invece era rimasto con quella vecchia lampada. Volendo pulire la lampada, Aladdin cominciò a sfregarla. Improvvisamente, i fumi provenienti dalla lampada riempirono tutta la stanza e un genio apparve dal nulla. Wow, ragazzo, sono stato intrappolato in questa lampada per centinaia di anni e tu mi hai salvato. Bene, puoi esprimere qualsiasi desiderio. Stupiti ed immobili, Aladdin e sua madre guardavano il genio. Il genio ripeté la sua domanda. Puoi esprimere qualsiasi desiderio. In questo caso, preparaci un ricco banchetto pieno di cibo e bevande. Così immediatamente una tavola apparecchiata apparve al centro della stanza, con ogni tipo di cibo, frutta e dolci. Da quel giorno, grazie alla lampada magica, ogni cosa che Aladdin e sua madre desideravano diventava realtà. Stavano vivendo una vita ricca e serena.
passò molto tempo. Un giorno, passando al mercato, Aladdin vide la principessa Jasmine, la figlia del re, su un trono d'argento portato dai soldati. E si innamorò di lei. Tornò a casa e lo raccontò a sua madre. Sua madre preparò uno scrigno pieno d'oro con l'aiuto del genio e andò al castello. Disse alle guardie di aver portato un regalo per il sultano. Apprezzando molto il dono, il sultano la mandò a chiamare. Quando gli raccontò delle intenzioni di suo figlio, il sultano le chiese di provare che suo figlio fosse in salute e ricco. Se tuo figlio vuole sposare mia figlia, digli di mandarmi 40 schiavi, ognuno con uno scrigno pieno di pietre preziose, e loro dovranno essere seguiti da altrettanti 40 soldati per proteggerli. Avendo ascoltato i desideri del sultano, la madre di Aladdin tornò a casa molto triste, perché pensava che nemmeno il genio avrebbe potuto soddisfare un desiderio così grande. Aladdin prese la lampada e la sfregò più forte che mai, e il genio uscì. Bene, chiedimi pure tutto ciò che vuoi. Aladdin gli disse i desideri del sultano. Il genio applaudì 3 volte, e improvvisamente, proprio dietro di loro apparvero 40 schiavi con scrigni pieni di tesori, e 40 soldati per proteggerli. Il giorno seguente, vedendo che quello che aveva desiderato era proprio lì davanti ai suoi occhi, il sultano fu molto colpito. Si domandò quanto fosse ricco Aladdin. Voglio che mia figlia viva in un grande, fantastico castello. È l'unico modo perché ti permetta di sposare mia figlia. Aladdin riferì al genio i desideri del sultano. Il genio soddisfò i desideri ancora una volta. Aladdin non credeva ai suoi occhi. Un incredibile, fantastico castello era lì vicino a casa loro. Non ci poteva credere. Il sultano pensò che non poteva trovare per sua figlia un marito più ricco di Aladdin. Aladdin e la principessa Jasmine ebbero un grande matrimonio che andò avanti per 3 giorni. Tutti avevano sentito della fortuna e della salute di Aladdin, ma Aladdin e sua madre non dissero nulla del genio a Jasmine. Un giorno, un venditore venne al castello di Aladdin. Vecchie lampade, vendo e compro vecchie lampade, compro qualsiasi oggetto vecchio. Jasmine sentì il venditore urlare e pensò che se avesse scambiato la vecchia lampada con una nuova, avrebbe fatto Aladdin molto felice. Diede al venditore la lampada magica e ne comprò una nuova. Il venditore in realtà era l'uomo cattivo che aveva intrappolato Aladdin nel buco dove tutto era cominciato. Quando mise le mani sulla lampada, immediatamente ordinò al genio di portare il castello molto lontano, con Jasmine al suo interno. Quando Aladdin tornò a casa quella sera, il castello non si vedeva più da nessuna parte. Sapeva che qualcosa di molto brutto era accaduto. La loro vecchia casa vicino al castello era ancora lì. Corse a casa e immediatamente trovò l'anello che aveva trovato nella caverna. Appena lo mise al dito, il gigante apparve ancora una volta. Desidera tutto ciò che vuoi, ma ricorda, ti resta solo 2 desideri. Portami subito da Jasmine. Appena finì di parlare, si ritrovò nel castello e si nascose immediatamente. Sua moglie Jasmine stava servendo l'uomo cattivo. Lui teneva la lampada nelle sue mani. Quando nessuno poteva vederlo, Aladdin rimise l'anello al dito. E il gigante apparve di nuovo. Desidera tutto ciò che vuoi, ma ricorda, ti resta solo 1 desiderio.
Fai addormentare l'uomo cattivo in un lungo sonno, per favore. Non appena pronunciò queste parole, corse vicino a sua moglie. Jasmine guardava l'uomo cattivo, spaventata. Quando vide Aladdin, fu molto felice. Aladdin disse a Jasmine tutto quello che era successo dall'inizio. Jasmine ascoltò con meraviglia. Aladdin stropinò la lampada ancora una volta e il genio apparve. Bene, chiedimi tutto ciò che desideri, padrone. Manda l'uomo cattivo così lontano che lui non potrà trovarci mai più. L'uomo addormentato subito svanì. Aladdin chiese al genio di riportare il castello al suo vecchio posto. Porta noi e tutto il castello a casa. Il castello volò nel cielo e tornò indietro dove era prima. Con il castello di nuovo al suo posto, Aladdin era finalmente vicino a sua madre di nuovo. Aladdin, sua madre e la principessa vissero per sempre felici e contenti. C'era una volta, non molto lontano da dove viviamo noi, una famiglia, la famiglia Darling. La famiglia Darling era composta da 3 figli. I loro nomi erano Giovanni, Michele e Wendy. Wendy raccontava sempre a sua mamma di come Peter Pan suonasse il flauto nella sua camera. Sua mamma gli diceva sempre che era la sua immaginazione, ma non poteva non notare le foglie nella sua stanza, che la confondevano un po'. Wendy diceva sempre che le foglie cadevano da Peter Pan. Una notte, quando i genitori erano usciti, i bambini erano a casa da soli. E quando si sentirono assonnati, andarono a letto. Peter Pan entrò silenziosamente nella stanza e cominciò a cercare le foglie che aveva perduto. In quel momento, Wendy si svegliò. Peter Pan, ti stavo aspettando. Nessuno crede che tu sia reale. Wendy restituì le foglie che aveva tenuto nascoste per Peter. Lui le piaceva davvero, così aveva conservato le foglie nel suo armadio. Wendy, vuoi che ti racconti la storia di una fantastica avventura? Non voglio ascoltare di un'avventura, io voglio viverla insieme a te. Proprio in quel momento, la piccola fatina amica di Peter, Campanellino, entrò dalla finestra. Beh, naturalmente, sapevo che eri qui. State partendo per una nuova avventura senza di me. Ma cosa dici? Sai che non potrei fare nulla senza di te. Wendy svegliò i suoi fratellini. Loro guardarono Peter Pan e Campanellino con grande confusione. Bene, siete pronti a volare? Campanellino cosparse tutti con la polvere di fata e subito volarono nell'aria. Tutti insieme lasciarono la casa. I bambini erano diretti all'isola che non c'è. Dopo un lungo viaggio, arrivarono all'isola che non c'è. Lì trovarono sirene, animali selvaggi, indiani, pirati e i bambini sperduti. Tra tutti, il più pericoloso sull'isola era Capitan Uncino. Capitan Uncino era il più grande nemico di Peter Pan. La ragione era che una volta, mentre lottavano, Peter tagliò la mano a Capitan Uncino e un enorme coccodrillo la mangiò. Insieme alla mano mangiò anche il suo orologio, e per questo il coccodrillo faceva sempre tic-tac, tic-tac. Così Capitan Uncino capiva quando il coccodrillo era vicino, da quel suono. Mentre si guardava attorno con il suo binocolo, Capitan Uncino vide Peter Pan e i bambini che lo guardavano dalla cima di una collina. Immediatamente ordinò ai suoi uomini di accendere i cannoni. P-
Fu veramente difficile per Peter Pan e i bimbi scappare dai cannoni. Campanellino, porta al sicuro i bambini, io mi occuperò di Uncino. Campanellino era molto gelosa di Wendy, così la voleva portare via da Peter. Con una scusa lasciò Wendy sulla collina e portò Giovanni e Michele al sicuro giù sulla spiaggia. I bimbi sperduti che vivevano sull'isola videro Wendy da lontano e, pensando che fosse un nemico, la ferirono. Allo stesso tempo, Peter Pan lottava con Capitano Uncino. Ma vedendo riapparire improvvisamente il coccodrillo, Uncino scappò via spaventato. Quando Peter Pan tornò indietro, vide Wendy distesa sulle rocce e fu molto arrabbiato. I bimbi sperduti furono molto dispiaciuti quando capirono che la ragazza era un'amica di Peter Pan. Avevo lasciato i bambini alle tue cure! Anche Campanellino era molto dispiaciuto. Si rese conto che quello che aveva fatto era sbagliato. Mi dispiace tanto, Peter. Non succederà mai più, lo prometto. I bimbi sperduti fecero una bellissima casa per Wendy e i suoi fratelli. La notte avrebbero dormito lì, sotto gli alberi, ascoltando le storie di Wendy. E Peter Pan sarebbe stato di guardia davanti alla casa. Un giorno, mentre riposavano sulle rocce, videro approdare i pirati. I pirati presero la figlia del capo indiano in ostaggio. Peter Pan e i bimbi corsero subito a salvarla e ci fu una grande lotta fra loro e i pirati. Alla fine, salvarono la figlia del capo e gliela riportarono. Dopo quel giorno, gli indiani, Peter Pan e i bimbi sperduti divennero molto amici. Infatti, il capo ordinò a due dei suoi uomini migliori di fare la guardia tra i ragazzi di Peter. Naturalmente, Capitano Uncino era furioso. Un giorno ti batterò, Peter Pan, e non sarai in grado di scappare. Una notte, mentre Wendy raccontava la storia della sua famiglia, Peter si rese conto di quanto a lei e ai suoi fratelli mancasse la loro casa. Così gli disse che potevano andare se volevano, ma che lui avrebbe voluto che restassero. Mentre si stavano preparando per il lungo viaggio, però, furono attaccati dai pirati. I pirati catturarono i bambini dopo aver teso una trappola e catturato anche gli indiani. Peter Pan stava dormendo a casa sua e non sapeva cosa fosse accaduto ai bambini. Capitano Uncino lo vide dormire, ma non riuscì ad aprire la porta della casa sull'albero di Peter Pan. Comunque, versò del veleno nella bottiglia che teneva sotto la porta, facendo addormentare Peter Pan. Peter Pan dormì tutto il giorno e quando si svegliò entrò Campanellino. Dopo avergli raccontato quello che era successo, Peter Pan e Campanellino andarono a salvare i bambini. Quando arrivarono a Roccia Felice, il quartiere dei pirati, videro che non c'era nessun pirata di guardia. E quando andarono dall'altra parte della roccia, furono scioccati da quello che videro. Wendy, Giovanni, Michele e i bimbi sperduti erano tutti legati insieme e il Capitano Uncino teneva in mano una torcia infuocata. Dite le vostre ultime parole. Siccome era la maggiore, Wendy parlò. Cari amici, le mie ultime parole saranno le stesse che vi avrebbero detto le vostre vere madri se fossero state qui. Vi avrebbero detto di non avere paura e di affrontare la morte con coraggio. Non abbiate paura, la gentilezza vince sempre. Sempre. Capitano Uncino si arrabbiò molto per le parole di Wendy. Così la portò alla barca e la legò all'albero maestro. In quel momento, Peter Pan e Campanellino raggiunsero i bambini per salvarli. Nello stesso istante, gli indiani e il loro capo arrivarono in aiuto. Questo rese Peter Pan molto felice, perché con il loro aiuto riuscirono a salvare i bimbi.
Ora era il momento di prendere Wendy. Peter Pan e i bimbi sperduti andarono sulla nave di Capitan Uncino, dove erano rimasti solo alcuni pirati. E quando realizzarono che sarebbero stati sconfitti, saltarono giù dalla nave. Non puoi più nasconderti, Uncino! Arrenditi! Peter Pan e i bimbi sperduti caricarono verso Capitan Uncino, spingendolo a camminare all'indietro. E improvvisamente lui sentì quel suono, il suono che più gli faceva paura. Quando Capitan Uncino si guardò indietro spaventato, vide il coccodrillo che aspettava solo che lui cadesse nell'acqua. Aiuto! In un attimo corse dall'altra parte della nave, saltò e cominciò a nuotare più veloce possibile. Peter Pan e i bimbi sperduti cominciarono a ridere. Da quel momento la nave di Capitan Uncino apparteneva ai bimbi sperduti e il loro capitano era Peter Pan. La ciurma è pronta a seguire i suoi ordini, Capitano Peter. Partiamo! I bimbi sciolsero le corde e le vele si spiegarono con tutta la loro forza. Campanellino, facci volare a casa della famiglia Darling! I bambini furono molto felici di sentirlo. Wendy, Giovanni e Michele si sarebbero riuniti ai loro genitori, che gli erano mancati così tanto. Quando Campanellino sparse la polvere di fata, improvvisamente la nave si alzò in alto e iniziò a volare nel cielo. Wendy era impaziente di andare a casa e di raccontare ai suoi genitori di Peter Pan, Campanellino e dell'isola che non c'è. Da quel giorno, l'isola che non c'è sarebbe stata la loro seconda casa e Peter Pan, il loro migliore amico.